Finalmente rieccoci con i video in cucina. Ciao a tutti e bentornati su Mixtube. Io sono Ryzen, colui che con tante passioni ci ha fatto un canale. Voglio sempre imparare e scoprire cose nuove e per quello che riguarda la cucina ho deciso di cambiare il mio modo di fare. D'ora in poi le ricette che andrò a pubblicare saranno dedicate a chi si approccia per la prima volta al mondo della cucina o a chi, come me, ha sempre la curiosità di imparare e di provare cose nuove. Vorrei che voi supportiate il mio progetto semplicemente iscrivendovi al canale oppure lasciandomi un commento con dei consigli su come migliorare queste rubriche. Ripagherò tutti voi, oltre che creando delle ricette sempre nuove, anche dimostrandovi che non è mai troppo tardi per realizzare un sogno, perché parteciperete alla realizzazione del mio. Quindi vi ringrazio in anticipo. Ma ora iniziamo. La ricetta di cui andremo a parlare oggi mi è stata consigliata da Colmi Nimue. Vi metto il canale qui giù nelle descrizioni. È qui in alto. È una cantante. Dopo, se volete, potete andare a darci un'occhiata e magari vi farà da sottofondo mentre realizzate questa ricetta. La besciamella vegana senza glutine, senza lattosio, in questo caso, è universalmente adatta a tutti. E per farlo andremo ad utilizzare 40 g di amido. Piccola precisazione, va bene qualunque tipo di amido. Amido di mais, fecola di patate, farina di riso, qualunque cosa che non contenga glutine, se siete intolleranti, va bene anche il mix già prefatto, quello per le preparazioni, per preparare il dolce, per preparare il salato, decidete voi, a patto che non sia zuccherato, se è quello per preparare il dolce. Va benissimo qualunque tipo di amido, la ricetta è universale. Io andrò ad utilizzare 40 g di amido di mais uniti a 40 g di olio, quindi può essere ogni tipo di olio, va bene anche l'olio di cocco, se ve lo state chiedendo, va bene l'olio di semi, va bene l'olio di colza, va bene l'olio di gomito. Fate voi, scegliete voi, va benissimo, funziona lo stesso. E andrà unito a generalmente latte. Va bene qualunque tipo di latte, quello di soia, quello di avena, quello di mandorle, quello classico, quello senza lattosio. Io, per accontentare tutti e creare una ricetta universale, andrò ad utilizzare addirittura l'acqua. E c'è buono lo stesso in realtà, non la sottovalutate. Fatta questa piccolissima premessa che vi ha reso universale la ricetta, avviciniamoci al fornello. Io personalmente accendo la fiamma più piccola a potenza media. Se voi avete il fornello elettrico, se la vostra scala va fino a 10, accendetelo a 3/4. Se la vostra scala va fino a 5, accendetelo a potenza 2. Se avete un altro tipo di scala, raga, scrivetemelo, faccio una ricerca e ve lo dico. A che servo se no? Andiamo a mischiarci dentro. Per iniziare, per creare il roux, o più comunemente detto, mischia tutti insieme la farina insieme all'olio. Personalmente ho fatto vari esperimenti, vi posso dire sin da subito che, anche se è la prima volta che lo fate, non fatevi paranoie su come deve essere la padella. Lo potete aggiungere a freddo, a caldo, a bollente, a tiepido, funziona sempre. È una ricetta che esce sempre. L'unica cosa che cambia è il tempo di preparazione. Una volta uniti, iniziamo ad aggiungere il nostro liquido. Nel mio caso l'acqua, nel vostro caso quello che avete scelto. Ecco, anche qua facciamo una precisazione. Quando andate ad aggiungere il liquido, e ve lo mostro, questo è quello che si forma sul fondo del padellino che avete usato. Questo rende fondamentale e utilissimo il fatto di mescolare spesso e mescolare continuamente. Infatti, se uno di questi depositi dovesse formarsi e rimanere in pianta stabile sul fondo, fino alla fine della cottura rischiereste di bruciarlo. Se non riuscite a stare dietro a questa preparazione, c'è un trucco. L'ho spiegato di recente ad un bambino che, grazie ad alcuni dei miei video, si è avviato all'arte della cucina.
fatta male mischiando tutto insieme, gli escono delle cose buonissime. Se non riuscite, abbassate la fiamma al minimo, dovrete mescolare per più tempo, ma il risultato ve lo porterete comunque a casa. Uscirà comunque buonissima, serve solo un po' più di tempo. Dobbiamo infatti aspettare che il tutto raggiunga l'ebollizione. Una volta raggiunta, questo sarà l'effetto e il risultato. Come potete vedere, il tutto si è addensato. Altra nota che crea differenza. A differenza della farina, l'amido solidifica quando si raffredda e quindi si scioglie bene al calore, ma dopo si rapprende quando è freddo. Quindi questo è l'effetto che dovete ottenere, ma fate attenzione, non fatevi ingannare dal fatto che possa sembrarvi un po' più liquido, perché una volta che si raffredderà diventerà molto più compatto. Non vi preoccupate, è normalissimo e non è soprattutto un errore. A questo punto spegniamo la fiamma. Potete aggiungere il sale aggiungetelo sempre a fine cottura. In moltissime ricette fanno vedere che aggiungono il sale prima, in realtà non è una cosa obbligatoria, lo potete fare alla fine e andare a gusto vostro. Alcuni non lo aggiungono neanche il sale, altri non lo possono neanche mangiare, quindi vi consiglio proprio di aggiungerlo alla fine, oppure addirittura poco prima di utilizzare il prodotto stesso. Non cambia niente. Non dà il sapore in più, non aiuta nella preparazione, non ne cambia le proprietà organolettiche, eccetto il fatto che se sbagliate a mettere il sale e dopo si restringe un po' il composto, vi ritrovate qualcosa che non potete mangiare. Nella ricetta classica si aggiunge anche la noce moscata. È assolutamente facoltativa. Avete già creato la vostra besciamella, decidete voi come usarla. Io personalmente ci aggiungo un po' di noce moscata e un po' di sale. E dopo andrò ad unire questa besciamella insieme a della passata di pomodoro già preparata per creare la buonissima, fantastica, spettacolare salsa Aurora. Una salsa che io amo e che, se volete, vi mostrerò nella prossima ricetta. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è la prima volta che preparate la besciamella. Fatemi sapere cosa ve ne pare, se il risultato vi è riuscito o se avete bisogno di aiuto. Io sono sempre qui a disposizione e ci rivediamo presto con un altro video. Sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Ryzen, che con questa divisa sta un sacco bene. Ciao!